appena si entra nella pieve di San Vincenzo a Torri, l'occhio viene immediatamente rapito dalla bellezza e dalla grandezza di questa scultura lignea. Una scultura che, per la verità, non ha avuto una grande fortuna storiografica nel corso del tempo, ma che è davvero un capolavoro della scultura lignea medievale. Non è ancora chiaro oggi se sia stata commissionata direttamente dalla pieve o se vi sia arrivata in un secondo momento, ma propendo per la prima ipotesi, propendo fortemente che sia stata proprio commissionata direttamente dalla pieve di San Vincenzo a Torri. Questo crocifisso ligneo doveva costituire, sin dal Medioevo, un punto di riferimento importante sia per i fedeli che abitavano il luogo e sia anche per i pellegrini che sicuramente transitavano sulla via che allora si chiamava Via Empolese e che tutt'oggi si chiama Via Empolese, una via importante che relazionava pezzi importanti, rilevanti di territorio toscano, quindi un crocifisso che doveva essere un punto di riferimento per gli abitanti del luogo ed anche per le tante persone che venivano da luoghi diversi e che attraversavano quella strada. Oggi entriamo in San Vincenzo a Torri venendo dalla strada, venendo da una pubblicità sterminata che ci inquina la vista. In passato chi entrava non conosceva altre immagini, vedeva i campi, vedeva le case, non vedeva grande pubblicità, non vedeva l'internet, non vedeva i film, la televisione, vedeva questo Cristo. Per molti forse era l'unica immagine importante che conoscevano. Entrando poi non vedevano il crocifisso illuminato da fari come oggi, che garantiscono certo la visibilità in ogni situazione, ma che mortificano l'opera. Vedevano il crocifisso il giorno coperto nella penombra, il giorno di sole nella luce cangiante del sole che passa per il cielo. Chi entrava nelle grandi feste o per il vespro notturno vedeva il crocifisso illuminato da candele che muovendosi nell'aria, nel venticello che entra in ogni chiesa medievale, davano vitalità alle dorature, alle finte gemme del crocifisso stesso, al volto che si vedeva e si intravedeva, che riacquistava il mistero della persona umana e della persona divina, che ci lascia vedere fino a un certo punto e poi mantiene il suo mistero. Noi dobbiamo almeno con l'immaginazione cercare di catturare di nuovo quell'emozione di conoscere in questo modo il crocifisso di San Vincenzo a Torri. La pieve nel Medioevo non era una chiesetta di campagna qualsiasi, era un nodo importante dell'organizzazione della diocesi sul territorio. Inoltre poteva anche avere e vantare un bel quantitativo di risorse che provenivano per esempio dall'istituto della decima, cioè del riversamento nelle casse della pieve di un decimo della rendita dei terreni circostanti. La pieve oltretutto aveva il polso delle nascite e delle morti nel suo territorio perché era la chiesa che aveva il fonte battesimale e la terra benedetta per le sepolture, quindi una chiesa importante, uno snodo importante che poteva anche reinvestire le proprie risorse in un crocifisso di grandi dimensioni, di grande qualità come questo di San Vincenzo a Torri verso i fedeli del suo piviere. Il crocifisso di San Vincenzo a Torri
è un vero capolavoro dell'arte sacra cristiana, realizzata nel 200 per una chiesa, forse per la stessa Pieve di San Vincenzo dove oggi si trova. Per le dimensioni veramente colossali, doveva dominare assolutamente l'interno della chiesa. Se pensiamo a San Vincenzo a Torri, come doveva essere all'epoca una chiesa più piccola e suddivisa in tre navate, questo enorme crocifisso era totalizzante. Per chi entrava era la visione di Dio. L'anima del credente non cerca altro nella vita che vedere Dio con i suoi propri occhi. Noi cristiani crediamo di vedere Dio, il Padre, in Gesù, suo Figlio. E quindi entrare in questa chiesa e vedere il crocifisso che ci presenta un Gesù umanissimo, ma al contempo con una dignità superna, era come godere già della beatifica visio, la visione beatificante. Come giustamente diceva Monsignor Timothy Verdon, il crocifisso di San Vincenzo a Torri è di dimensioni veramente monumentali, misura addirittura 2,80 m per 2,13 m. E visto che la Pieve di San Vincenzo a Torri nel Medioevo era suddivisa molto probabilmente in tre navate, allora lo spazio centrale era ancora più ristretto rispetto all'attuale e il crocifisso veramente invadeva meravigliosamente e maestosamente ancor di più lo spazio. Un crocifisso che ancora oggi si adatta perfettamente all'abside attuale della Pieve, nonostante l'abside stessa sia stata realizzata e ricostruita in epoca più moderna. Purtroppo oggi il crocifisso è pervenuto a noi mutilato di alcune parti importanti. Sicuramente la cima del crocifisso e i lati del crocifisso stesso sono stati mutilati, sono stati segati nel XVIII secolo, nel 1745 per l'esattezza, perché fu ricollocato nell'altare destro della chiesa. E quindi oggi la lettura complessiva è purtroppo mutilata. Non sappiamo per esempio cosa vi fosse ai lati delle mani del Cristo, potrebbero esserci stati per esempio, seguendo la tradizione iconografica dei crocifissi, la Madonna e San Giovanni Evangelista, così come ancora oggi non sappiamo, e probabilmente non lo sapremo mai, cosa vi fosse al di sopra della testa del Cristo, forse il simbolo della Trinità, forse degli angeli. Ad ogni modo queste parti oggi, ahimè, sono andate perdute. Non solo, ma oltre alle mutilazioni che ha subito nel Settecento, il crocifisso ha subito anche nel corso del tempo alcune adduzioni devozionali, per esempio un'aureola, un rosario al collo e inoltre una patina bronzea nel frattempo aveva offuscato tutta la sua espressività. Fortunatamente negli anni 60 del Novecento, tra il 1965 e il 1966, l'ottima restauratrice Margrit Liesner ha restituito con il suo restauro e con la sua opera tutta la magnificenza di questo capolavoro. Emerge quindi un'espressività molto intensa, molto particolare e anche molto bella. Il crocifisso di San Vincenzo a Torri non è un crocifisso triumphans, cioè un crocifisso e un Cristo trionfante sulla morte, una tipologia di origine bizantina in cui il Cristo sulla croce ha gli occhi spalancati, il corpo incorrotto rispetto alla morte e alla sofferenza. Nella tipologia del Cristo triumphans
Cristo è formalmente ancora sulla croce, ma ha il corpo e lo sguardo già protesi verso il cielo. Ad un certo punto nella storia dell'arte avviene qualcosa di straordinario, soprattutto grazie al contributo della pittura e soprattutto grazie all'arrivo, all'avvento degli ordini mendicanti, in particolar modo i domenicani e i francescani, un arrivo straordinario e per molti tratti anche rivoluzionario. Ad un certo punto la plastica si addolcisce e il crocifisso viene descritto e viene dipinto non più come trionfante sulla morte, ma come sofferente sulla croce. Non a caso, quando i domenicani commissioneranno a Giunta Pisano nel 1254 il crocifisso per la chiesa di San Domenico a Bologna, Giunta Pisano lo descriverà e lo dipingerà come un Cristo patiens, come un Cristo che viene descritto come sofferente da uomo sulla croce. Il crocifisso di San Vincenzo a Torri, invece, ha una tipologia molto particolare, una tipologia quasi a metà tra il Cristo triumphans e il Cristo patiens. Non ha infatti gli occhi spalancati e non ha invece quella forte e marcata sofferenza del Cristo patiens. Gli occhi nel crocifisso di San Vincenzo a Torri si stanno proprio dischiudendo in questo preciso momento, lasciando intravedere pochissimi millimetri di pupilla. La bocca sembra quasi esalare l'ultimo respiro, bocca le cui labbra peraltro emergono in maniera molto bella e molto realistica dalla folta barba. Il torace sembra esalare l'ultimo respiro e il corpo sembra flettersi sotto il peso della morte. Dalla metà del 200 in poi, sotto l'influsso soprattutto del nuovo ordine mendicante creato da San Francesco d'Assisi e dai suoi collaboratori, sotto l'influsso francescano, le immagini di Cristo morente in croce diventano estremamente drammatiche, fanno vedere quello che gli storici dell'arte chiamano il Christus patiens, il Cristo sofferente, con il volto sfigurato appunto dalla sofferenza, come nelle pagine del profeta Isaia che parla del servo sofferente. Invece noi sappiamo che nella generazione precedente era ancora in uso, e nel crocifisso di San Vincenzo si vede che è ancora in uso un concetto più sottile, non solo il momento umano della terribile sofferenza della croce, ma insieme alla presentazione dell'uomo crocifisso, il corpo nel crocifisso di San Vincenzo è completamente credibile, c'è comunque già l'anticipazione della gloria a cui Cristo salirà nella risurrezione. Il crocifisso di San Vincenzo a Torri sembra si stia spegnendo però in una atmosfera smaltata, dorata. Del resto la colorazione anche del perizoma è dorata, e questa doratura sembra quasi impossessarsi di tutto l'incarnato del Cristo. Sembra quasi che lo scultore di San Vincenzo a Torri ci mandi un segnale ben preciso, cioè quello di un Cristo che si sta spegnendo sulla croce, ma che è già proteso dal Re verso il cielo. Interessante è anche la geometria del supporto ligneo del crocifisso, disposta a zigzag e di colorazione celeste e rossa, quasi a simboleggiare la duplice natura, divina e terrena, di Cristo.
Una decorazione peraltro molto somigliante ad altre opere del XIII secolo, come per esempio il crocifisso di Villa Guinigi di Berlinghiero Berlinghieri, realizzato tra il 1210 e il 1220, così come il San Francesco di Pescia, realizzato da Bonaventura Berlinghieri nel 1235, ed infine molto somigliante anche alla decorazione del Cristo di Petrognano, opera meravigliosa della Valdelsa. Per tutti i confronti che ho poc'anzi fatto, il supporto ligneo di San Vincenzo a Torri è databile alla prima metà del XIII secolo, alla pari della statua del crocifisso. Sicuramente successivo, invece, è questo sangue che sgorga a fiotti in maniera molto esagerata dal costato di Cristo. Esagerata anche se lo confrontiamo, per esempio, rispetto alle piccole, appena accennate, tracce ematiche che spuntano dalla fronte del Cristo stesso. Peraltro, durante il restauro, Margrit Liesner ha ricollocato la statua del Cristo così come doveva essere anche alle origini, cioè con il volto perfettamente centrale rispetto alle braccia della croce stessa. Per identificare le origini iconografiche di questo crocifisso, non importa scomodare la tradizione di Benedetto Antelami, come spesso e volentieri in passato si è detto. È più che sufficiente riferirsi alle croci astili metalliche, quelle che venivano utilizzate a partire dal Medioevo per le processioni, ed erano croci metalliche di larghissima diffusione in tutto il centro Italia e in particolar modo anche in Toscana. Se noi per esempio confrontiamo il crocifisso di San Vincenzo a Torri con alcune croci astili conservate e custodite in Toscana, come per esempio la croce di Chiusdino o come la croce di Santa Maria del Casale, custodita oggi nel Museo d'Arte Sacra di Certaldo, vediamo nell'iconografia, nella postura, anche nella trattazione della barba e del perizoma, moltissime analogie con il nostro crocifisso. In particolare, lo scultore di Torri, secondo me, si ispira a piene mani alla croce astile metallica di Vigliano, di cui riprende la posa anatomica ed anche alcuni elementi di dettaglio. Un altro paragone molto interessante è con la deposizione lignea della Cattedrale di Volterra, gruppo scultoreo di cui per fortuna sappiamo anche l'anno di realizzazione, il 1228. Anno nel quale il vescovo di Volterra, Pagano, chiede un aiuto a tutto il popolo volterrano per ricostruire una cappella della cattedrale che era proprio utile a custodire questa opera lignea. Ci sono davvero delle grandi somiglianze tra il crocifisso di San Vincenzo a Torri e la deposizione lignea della cattedrale di Volterra. E non solo in generale nella posa, nella cura anatomica, nella espressività dei protagonisti ed anche nelle singole gestualità, ma anche nei dettagli. Se noi per esempio osserviamo la decorazione che corre sulla manica di Nicodemo, una decorazione a girali, ha delle forti somiglianze proprio con la decorazione che corre alla base del perizoma del Cristo di San Vincenzo. Per tutti questi elementi, il crocifisso di San Vincenzo a Torri è databile tra gli anni 20 e gli anni 30 del XIII secolo, in un periodo quindi molto importante per la storia della Chiesa, non solo da un lato, e l'abbiamo già detto, l'arrivo e il pieno sviluppo degli ordini mendicanti, ma proprio anche grazie all'opera e allo sviluppo degli ordini mendicanti, una grande discussione anche molto innovatrice all'interno della Chiesa tra il senso della trascendenza e il senso del divino che si miscelava fortemente con la realtà. Proprio in quegli anni, infatti, oltre all'arrivo degli ordini mendicanti,
vi fu un altro grande evento per la Chiesa, ovvero il Concilio Lateranense IV nel 1215, che codificò tra le altre anche il principio della transustanziazione, ovvero la miscela, l'unione della sostanza divina e la realtà nell'Eucaristia. Il crocifisso quasi sicuramente in origine come oggi stava sopra l'altare, sopra la mensa eucaristica, e questo in sé è molto importante. Prima di tutto garantisce che quest'opera era vista nei momenti più importanti della vita del cristiano. Il cristiano va in chiesa oggi come in passato non soprattutto per ammirare le opere d'arte, ma per partecipare alla liturgia. Questo crocifisso sopra l'altare veniva quindi identificato con il momento salvifico in cui Cristo si offre in croce, in cui il suo corpo, il suo sangue vengono offerti al credente. È importante oggi ricreare mentalmente questa connessione per noi meno evidente tra un'opera d'arte, un capolavoro d'arte e un rito. In passato le opere d'arte normalmente erano viste nel contesto della celebrazione rituale della messa, le pale d'altare, i paliotti, i grandi crocifissi. A San Vincenzo a Torri chi andava alla messa vedeva già presente il Cristo crocifisso, ma il Cristo anche risorto, capace di inviare con il Padre lo Spirito sul pane e sul vino che diventavano il suo corpo e il suo sangue. Questa dimensione rituale è poi sottolineata dalla veste splendida, un perizoma non normale, non di sofferente, ma una veste regale o sacerdotale. Cristo, re e sacerdote sopra l'altare, ci garantisce il nostro ruolo, noi che ci nutriamo del suo corpo, del suo sangue, per diventare a nostra volta figli di Dio, re e profeti. Come ha sapientemente detto Monsignor Timothy Verdon, questo crocifisso è frutto della temperie di quel momento storico molto importante, di quella discussione sociale ed anche religiosa del tempo. Lo scultore sembra quasi trasferirci, come in un'istantanea del tempo, il messaggio profondo del Calvario per trasferirlo nella sua contemporaneità. Lo scultore di San Vincenzo a Torri sembra quasi ispirarsi al Vangelo di Giovanni. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, spirò. Qui lo scultore ha impresso un messaggio profondissimo, seppur realizzato nel materiale più semplice che esiste al mondo, cioè il legno, e lo ha fatto con una qualità degna solo di un grande maestro. Una personalità che purtroppo è caduta nel frattempo nell'anonimato. E proprio per questa ragione io propongo da oggi che questo scultore venga chiamato il maestro di San Vincenzo a Torri, un maestro capace di trasferire un messaggio importante e profondo come l'ultimo istante di Cristo nel Calvario e di farlo per il popolo e con il popolo. Ha ragione il dottor Marco Gamanossi a dire che qui si tratta di un maestro di primo rango. Non abbiamo un nome, è vero, rimane anonimo, ma sarebbe giusto, come dice Marco, chiamarlo il maestro di San Vincenzo a Torri, il maestro del crocifisso San Vincenzo a Torri. Questo maestro ha influito sui massimi artisti fiorentini. Impensabile che i maestri da Giotto in poi non abbiano fatto il pellegrinaggio estetico, oltre che religioso, a San Vincenzo. L'ha visto Giotto, l'ha visto Beato Angelico, l'ha visto Michelangelo, questo crocifisso, quasi certamente. E quindi questa aura di antica religiosità e al contempo di profonda e vicina umanità hanno toccato la grande arte del nostro Rinascimento. Il Rinascimento
che noi pensiamo come un momento totalmente diverso da altri momenti, non lo era. Questi maestri del 3, del 4, del 500 erano abituati a vedere ancora nelle chiese opere del periodo del crocifisso di San Vincenzo, opere della qualità di quel crocifisso non l'hanno visto se non a San Vincenzo a Torino.